Queste sono le coltivazioni di asparagi e non si vede bene, ma questo pezzo noi le alziamo di tanto così per fare un po' meno fatica, dopo le vedremo meglio, per far fare meno fatica a quelli come te. Eh sì, perché tu non vai a raccogliere gli asparagi, dopo ti faccio vedere che quanto è difficile raccogliere gli asparagi. E come vedete, dicevo, in realtà Mezzago è molto piatta, è pura pianura padana. Questo è lo splendido asparago, non vale fare battute, non vale dire niente. Del motivo per cui l'asparago è rosa, alcune cose ve le ho dette, altre ve le dirò dopo. E belle foto, perché il fotografo di Mezzago, il fotografo professionista di Mezzago, quello che fa i matrimoni, il cresime, eccetera, è socio volontario della cooperativa e volontariamente fa le foto professional per la cooperativa. Boh, basta, questo direi che lo finiamo qua. Ah no, c'era una... vabbè, fa niente. E vi faccio vedere un attimo il sito per scandire passo passo le cose che riguardano l'asparago rosa. Si legge, sì. Ingrandiamo un po'. Ok. Sono rosa per una serie di motivi. Sono rosa perché sono speciali. Sono rosa perché ci piacciono le femmine. Sono speciali perché nel terreno di Mezzago è contenuto il ferrino, che è una componente. Tu non eri ancora arrivato all'inizio, quando ho raccontato la storia mitologica dell'asparago rosa, ma quando i ghiacciai si sono ritirati sulle Alpi, non ve la racconto più tutta lunga, quando i ghiacciai si sono ritirati sulle Alpi hanno lasciato dell'humus diverso, in Puglia ne hanno lasciato di un certo tipo e via via, a Mezzago hanno lasciato questo ferrino, un humus particolarmente ricco di ferro, ma in realtà sono rosa, diciamo il ferrino dà un certo tipo di sapore. In realtà sono rosa per quale motivo? Perché noi li copriamo con dei teli neri, gli asparagi, e quindi loro rimangono bianchi, perché la fotosintesi non va. La mattina, quando andiamo a raccoglierli, li scopriamo e loro cominciano a fare la fotosintesi e quindi diventerebbero verdi. Ma prima che diventino verdi passano dal rosa, e quindi da bianchi diventano rosa e poi diventerebbero verdi. Ma noi sono bianchi, appena diventano rosa, tac! Così si fa con gli asparagi. Sapete come si fa con gli asparagi? Mica come fate voi che andate a strapparli. C'è un ferro con una lama in fondo, si va sotto, si tagliano sotto terra e poi si sfilano. Come? Per averli rosa, così sono solo nostri, perché in Italia puoi trovare gli asparagi bianchi, gli asparagi verdi, gli asparagi viola, ma l'asparago rosa è solo il nostro. No, cambia di colore quando esce dalla terra, l'asparago sottoterra è bianco perché non c'è luce, appena sbuca dalla terra, si vede? Appena sbuca dalla terra, comincia a prendere colore. Il primo colore che prende è rosa, poi diventa rosa più scuro, poi diventa violetto, poi diventa verde a mano che prende. Ma se tu lo ammazzi subito, lo raccogli subito, rimane rosa. E questo ho fatto una... Questo fa sì che il nostro asparago sia speciale. L'asparago rosa ce l'abbiamo solo noi. Poi, nei contesti più ufficiali, all'Expo, racconteremo, abbiamo il ferrino, c'è molto ferro, è questo, è la varietà. Beh. In verità vi dico, l'asparago è rosa per il fatto che alla mattina lo scopriamo e appena diventa rosa, tac, lo raccogliamo.
Domande, dubbi, perplessità? Vado avanti. Guardate che vi sto svelando un segreto che vale come il terzo segreto di Fatima, eh? Cioè, non andate in giro a dirlo tutti. Beh, quando facciamo i laboratori con i bambini, diciamo, ma secondo voi perché è rosa? I bambini ce ne dicono di tutti i colori. È radioattivo, qualcuno ci dice. Ah, perché avete un terreno radioattivo. No, li pitturate. No, cioè, se ne inventano di ogni. Come si usa? Rosa. Eri un asparago prima. Va bene, adesso al di là di queste dimensioni, però vedete che... Sì, questa è la scheda tecnica, quella in fondo, la scheda tecnica dell'asparago, eccetera. Quello che mi interessa che vediate è l'investimento che è stato fatto in comunicazione. Il sito è un sito abbastanza professional, non perché sia un sito alla Microsoft, alla Facebook, eccetera, non è tanto quello. È un sito rivolto a un certo tipo di target, al target dei consumatori, che non vogliono una roba ipertecnologica quando si parla di roba da mangiare. Vogliono una roba semplice, chiara. Questo è l'asparago, qui... Scusatemi, ma purtroppo Windows... Sì, andiamo alla pagina Deco, eccola qua. Allora, a Mezzago... Questa è la piazza principale, questa è la piazza principale del paese, questa dove c'è la manina. Vedete? E questo si chiama Palazzo Archinti, è un palazzo di epoca feudale, non è particolarmente prezioso, cioè dal punto di vista architettonico, per dire, rispetto a Castel del Monte, questo non vale una cicca. Però è di proprietà. E non so se posso ingrandirlo, vediamo un po' cosa succede. No, porca miseria. Ah sì, posso ingrandirlo con Ctrl più. È di proprietà di una cooperativa edile di Mezzago, una cooperativa di abitanti. Che ha ceduto tutto il palazzo alla Proloco, non in affitto. E quindi nel palazzo ci sono la sede delle associazioni, eccetera, ed è anche il posto dove si fa la sagra degli asparagi. Sì, qui tutto questo lato al piano terra, tutto questo lato, qui ci sono le cucine all'inizio e tutto sotto è ristorante al coperto. E anche al primo piano ci sono dei saloni che durante l'anno vengono usati per un sacco di cose, a maggio è tutto roba da mangiare. Sì, diciamo così. E poi quando si può mangiare fuori c'è anche tutto il cortile, naturalmente. E mi chiedevate della deco, eccola qua. Impicciolisco un po'. No, così non si vede più. Ok. E come vi dicevo... La deco è stata inventata, tra virgolette, così da Luigi Veronelli, insomma c'è l'introduzione, eccetera. E l'istituzione, l'ultimo paragrafo, è quello che vi dicevo prima, l'istituzione e l'attribuzione del marchio deco, denominazione comunale d'origine, da parte dell'amministrazione comunale tutela e attesta l'origine dei prodotti tipici locali. E rispettando le norme e le prescrizioni contenute nel disciplinare per la coltivazione e del protocollo di produzione e commercializzazione. Ok? È quel processo che vi avevo descritto prima. Quindi è l'amministrazione che ha stabilito il marchio, ha stabilito sì, il disciplinare, il protocollo di produzione
e che ha fatto in modo che questo diventasse il punto di riferimento per i produttori. Non so cos'altro ci sia sotto. Ok. Ah, le origini, questo ve l'ho accennato prima. Quello era un signore che a fine degli anni 30 e 40 portava gli asparagi all'orto mercato. E, come vi dicevo, poi è stato reintrodotto e via via è stata recuperata questa cosa. I produttori, questo è importante, guardate questa cosa. Adesso sono diventati quasi 18, ma è per dire che la dimensione della coltivazione è veramente molto molto ridotta. Se pensate alle dimensioni, per esempio, della coltivazione della cima di rapa di Minervino, non c'è paragone. No, stamattina sentivo che sono 250 ettari a Minervino coltivati a cime. Non so, girava questo numero stamattina. Noi stiamo parlando... Non ho capito. Noi stiamo parlando di 12 quando è stato fatto il sito, adesso sono 18 ettari. Per cui una produzione, come dire, un utilizzo del suolo relativamente limitata. Ci sono le tre... No, questi sono i punti vendita, scusate. Ah no, questi, uno, due, tre, le tre aziende agricole con il relativo punto vendita, e in più ci sono i singoli produttori che dicevamo stamattina, i coltivatori diretti. Lo dico per dire che effettivamente, come dire, è... Non ho capito. Non ho capito. La cime di rapa è una coltura intercalare, definita una coltura intercalare, a raccolta scalare, a seconda del ciclo di vegetazione e di raccolta. Quindi un anno può stare in campo, un anno non può stare a seconda dell'andamento climatico. Quindi va nella rotazione? Va a rotazione, se è coltura intercalare, a rotazione. Poi se ci sono delle avversità parassitarie si cerca di trovare un altro sito dove adibire a coltivazione specifica. No, però. Mentre invece l'aspargo è molto diverso perché ha un impianto stabile. È da circa una trentina d'anni che ho capito. Si sviluppa questa cultura sul territorio. No, l'asparago rosa invece ha un impianto abbastanza stabile perché, come vi dicevo, viene impiantato, si comincia a raccogliere dopo 3 anni e l'asparagiaia rimane in produzione per 10-12 anni. Per cui anche lì, come dire, in realtà è stato fatto un meccanismo di scalare delle asparagiaie, per cui la produzione c'è per tutti gli anni, però le dimensioni sono grosso modo queste. E volevo far vedere un'altra cosa molto brevemente, che era questa. Volevo farvi vedere la differenza di esito che si ha a cercare in Google asparago rosa di Mezzago oppure cima di rapa di Minervino Murge. Perché ve lo dico, perché voglio farvi vedere questa cosa? Perché prima vi dicevo, noi abbiamo lavorato su due cose fondamentalmente, comunicazione e commercializzazione. L'esito di questo lavoro è questo, guardate. Allora, qui ci metto. Allora, qual è la differenza tra questa pagina e questa pagina? Se io cerco asparago rosa di Mezzago, mi escono i siti istituzionali, cioè quelli che parlano dell'asparago rosa. È ovvio, non è allo stesso modo ovvio, qui vedete, asparago rosa, la voce su Wikipedia, la Proloco di Mezzago, eccetera. Se invece cerco la cima di rapa di Minervino,
mi escono TripAdvisor, la pagina Facebook, un ristorante, mi pare, no, pagine gialle, la prima edizione della Sagra della Cima di Ra, una roba molto più confusa. Non che non ci siano informazioni in rete sulle cime di rapa di Minervino, ma che cosa ci dice questa differenza? Ci dice di una strategia di comunicazione che in questo caso è molto più deficitaria, per non dire che non c'è, rispetto all'altro caso. Lo dico perché? Perché nella nostra esperienza quello che è successo è stato che l'investimento che è stato fatto in comunicazione sul prodotto, fatto per lo più da volontari, professionisti ma volontari, è stato un investimento che ci ha consentito fondamentalmente di produrre meno, cioè di avere meno superficie coltivata, ma con una resa molto maggiore. Quindi la massima valorizzazione possibile del terreno. Attenzione, dico valorizzazione e non sfruttamento. Il disciplinare, il protocollo DECO dell'asparago rosa di Mezzago prevede che la coltivazione sia biologica completamente, per cui in terreni certificati biologici. Questo è un aspetto fondamentale. Abbiamo perfino due aziende agricole che coltivano e vendono l'asparago rosa di Mezzago, ma che, siccome non seguono il disciplinare, non possono usare il marchio. Esattamente. Non ho capito cosa vuoi dire. L'asparago basta con la superficie per produrre molta roba, molta produzione. Invece le rape non è la stessa cosa. Certo, sono assolutamente d'accordo. No, infatti, ripeto, l'ho detto all'inizio, non è che le cose si possono prendere da una parte e trasportare tout court dall'altra come se niente fosse. Ciascuna va calata nella propria realtà. È evidente che stiamo parlando di prodotti molto diversi. Dicevo prima, noi vendiamo gli asparagi a 6-7 euro al chilo, ma per fare un chilo di asparagi basta un mazzo così è un chilo. Per fare un chilo di cime di rapa ci va una borsa, no? Però bisogna preoccuparsi di questi aspetti. A livello di redditività. Come lui. Non so, non sarei tanto convinto, ma però non sono un esperto di cime di rapa, per adesso. Quindi no. Giustamente il mestiere conta. No, infatti, sicuramente. Ripeto, il periodo migliore per assaporare le rape è Natale. Perché fa un po' più freddo, non è un clima troppo freddo, non è un clima, può nevicare massimo, ma non è un clima ambientato a Milano, che là ghiaccia, blocca tutto. Ci sono delle cose. Serre. No, beh, asparagi no, di sicuro. No, dico le facciamo rape. Altre produzioni. Facciamo conto che le rape le produciamo in un clima molto diverso. Certo, ma esattamente quello che dicevamo prima. I prodotti tipici locali hanno senso là dove vengono coltivati. Dire porto le cime di rapa a Mezzago non ha senso. Per esempio perché la questione climatica è completamente diversa. Non potrò mai avere a Natale delle cime di rapa di qualità coltivate a Mezzago. E probabilmente è vero l'incontrario, non potrò mai avere degli asparagi rosa così buoni come quelli di Mezzago se li metto a Minervino Murge. Ah, non credo che possiamo valutare. Ah, certo. No, io mi riferivo al fatto che l'asparago, metti la pianta, fai 3-4 raccolte e un ettaro ti produce in 6 mesi lavoro per. Parliamo di produzione, parliamo di lavoro, parliamo globalmente la cosa. Certo. Invece le rape tagli una pianta, da una pianta fai il 10% di raccolto, di produzione, di pulito, 10%, il resto viene tutto buttato.
Sì. No, su questo, sul fatto che siano due prodotti completamente diversi non ci piove. Questo è il discorso, non è che... Noi è esattamente vero l'incontro. Noi buttiamo via il 10% dell'asparago che raccogliamo e teniamo il 90%. Voi buttate per via il 90%. Per quanto riguarda quella confusione là, quella confusione che c'è, che non, c'è e non c'è la rapa. Dove? Perché? Cioè, quel fatto che stavate... riguarda soltanto... perché una persona che produce singolarmente la produzione, se la vende per entrare nelle spese giornaliere per vivere, non c'è un'associazione, non c'è niente che li sostiene. Esattamente, quindi, credo il motivo per il quale siamo qua oggi, esattamente questo. E quindi la confusione c'è, non c'è niente da dire. Ovviamente, essendoci 7-8 varietà di cime di rapa, cambia il sistema di coltivazione, come anche il fitoclima della zona di coltivazione è molto particolare, perché è trapiantata, seminata e raccolta con caratteristiche pedoclimatiche di clima continentale. Ma è trapiantata anche? È anche trapiantata. È seminata in semenzaio? Si può anche trapiantare in semenzaio, sì. Però ci sono varietà che prediligono dei terreni mediamente profondi, tipicamente argilloso calcareo. Per esempio, se il terreno sabbioso, se non c'è il sistema irriguo idoneo, non produce il meglio di sé il prodotto. Quindi ci vuole un particolare tipo di clima, con estati caldi, inverni miti e temperature basse, per produrre al meglio al fine della commercializzazione del prodotto, della tipicità e poi della peculiarità della zona di produzione. Perché ci sono paesi vicinori che spacciano le rape loro di, per quanto riguarda l'areale di produzione di Minervino, e tutto hanno all'infuori delle caratteristiche qualitative di Minervino Murcia, perché Minervino ha una particolare peculiarità per quanto riguarda l'aspetto pedoclimatico e anche qualitativo, perché i mazzi che vengono confezionati delle rape subito dopo l'ultima fase di produzione, quindi per la commercializzazione, non devono superare i 40-50 cm. E poi la caratteristica è che sono legati con filo di raffia o di giunco, perché altrimenti ci possono essere diverse imitazioni di prodotto che variano dal punto di vista anche qualitativo e organolettico delle produzioni. Poi volevo fare un'altra domanda. Per quanto riguarda l'organismo di certificazione che adottate per l'asparago, Per il biologico? Nel biologico. Sono organismi accreditati dal Ministero delle Politiche Agricole. IAB. Perché adesso è CIA, non è più IAB. Poi lo paga l'organismo, la cooperativa, oppure i produttori che si associano alla struttura? La cooperativa che lo usa per certificare i prodotti che vengono conferiti alla cooperativa. Per cui è nell'interesse della cooperativa che commercializza che le aziende produttrici siano certificate. Ok. La domanda che vorrei fare io a voi a questo punto è la seguente: ma secondo voi come si fa a fare in modo che, a parte, come dire, gli escamotage tecnici, insomma, di indicizzazione, ma come si fa a fare in modo, come si può fare a fare in modo che, se una persona cerca informazioni sulle orecchiette e le cime di rapa in rete, anziché trovare la recensione di un ristorante, come nel caso della prima voce, esca invece un'informazione, come dire, precisa sulle cime di rapa di Minervino Murge? Cos'è che si deve fare? Perché questa, secondo me, è la questione fondamentale. Vi ripeto, io vi ho raccontato della nostra esperienza, che può valere per certe cose, è stato detto, alcune cose sono state anche evidenziate come importanti, ma dal vostro punto di vista qual è il passaggio che può essere utile ulteriormente fare? Magari facendo anche un giro di interventi qua adesso. Microfono. Si può andare nei campi
è spiegare a una persona competente che poi traduce. Però la domanda, è: se io sto a Milano, sì, e voglio avere informazioni sulle cime di rapa di Minervino, come faccio ad avere, a trovarle? Chi è che me le dà? E io stavo dicendo questo. Scusa. Lei viene sul campo e io gli spiego quello che occorre sapere. Lo metto per iscritto e lo passa sul sito. È un'ipotesi. È una cosa. Quindi lei dice: facciamo in modo che chi produce siti su questi temi venga a vedere come coltiviamo, come produciamo, eccetera, eccetera. No, è una strategia di comunicazione importante, è sempre comunicazione. Come abbiamo detto in precedenza, abbiamo avuto un incontro con l'Università di Bari, la Facoltà di Agraria, il Dipartimento di Orticoltura, e avviando il protocollo ci hanno assicurato la stesura di un disciplina di produzione che poi viene concordato con l'amministrazione comune, l'assessorato delle politiche agricole. È ovvio che sul sito non ci possono stare informazioni molto esaurienti in materia, specialmente dal punto di vista tecnico-scientifico, perché se non abbiamo il disciplinare, che è il vangelo della coltivazione del prodotto, dove dobbiamo basarci per quanto riguarda gli aspetti tecnici di coltivazione, è normale che sul sito ci sono informazioni generali. Noi ci siamo proposti lunedì, che abbiamo anche il consiglio direttivo del neo eletto della cime di rapa di Minervino Murge, ci prefiggiamo di arricchire il sito appena in settimana avremo notizie più dettagliate e esaurienti dell'università, perché non possiamo inventarci informazioni tecniche da mettere sul sito, perché purtroppo quale sito? Sono sul sito anche del comune, oppure su Google. Perché gli aspetti tecnici di coltivazione si verranno poi stralciati dalla disciplina di produzione. Se non abbiamo quello definitivo, noi abbiamo una bozza, però non possiamo divulgarla per questioni di immagine, di serietà. Sì, però faccio un esempio. Ha fatto rilevare lì adesso. Faccio un esempio. In questi siti, in nessuno di questi trova il disciplinare. No, lo dico per dire che la mancanza del disciplinare. Aspetti. Dico aspetti perché sennò poi dopo lui dice microfono. Lo dico per dire che la mancanza del disciplinare in questo momento, diciamo, è una condizione che ci impedisce di stabilire uno standard produttivo. Ma di per sé non è una condizione che ci impedisce di comunicare quanto è buono la cima di rapa di Minervino. Volendo lo potremmo fare ugualmente. Tant'è vero che, per esempio, nella nostra esperienza lo comunichiamo, ma nessuno parla di... cioè, diciamo che c'è, ma mica lo pubblichiamo il disciplinare. Perché? Perché ai nostri clienti non gliene frega molto del disciplinare. Cos'è che gli interessa loro? Mi interessa che ci sia qualcuno che dica: guarda che è coltivato in maniera sana, ti garantisco che è coltivato a Minervino, ti garantisco che ha quelle caratteristiche organolettiche, ti garantisco che risponde in un certo modo alla cottura, eccetera, eccetera. E quello è il marchio. Un altro fattore. Infatti con l'amministrazione comunale abbiamo avuto un po' di battibecchi per quanto riguarda l'approvazione del logo da porre sulle confezioni. Però per quanto riguarda il regolamento di attuazione della DICO è inserito questo che sta dicendo lei, solo che vogliamo pubblicarlo appena, insomma, abbiamo degli studi, dei risultati più attendibili, più precisi in materia. Perché il regolamento lo prevede, ci sono 7-8 articoli che prevedono. E in quanto tempo avrete questi risultati? Ad oggi, da quanto tempo stiamo lavorando? No, tra quando avrete questi risultati? Per l'inizio dell'anno. 2015? Sì.
Ah, quindi fate in tempo a farci conto, concorrenza sull'Expo. Tenga conto che è un anno e mezzo che stiamo lavorando su questo progetto, eh? E abbiamo avuto battibecchi uno dietro l'altro. E l'amministrazione comunale? Specialmente con le organizzazioni sindacali e i produttori. Non ho capito. Con le organizzazioni sindacali e i produttori abbiamo avuto problemi. Perché? I sindacati? Sì, le organizzazioni sindacali. Un rappresentante della Coldiretti, uno della Confagricoltura, uno della CIA, che li abbiamo coinvolti per redigere il regolamento. Non l'abbiamo fatto. E che problemi hanno fatto? Hanno avuto un po' di problemi. Purtroppo hanno avuto un po' di problemi, di perplessità in merito. E volevano chiarimenti in materia, vabbè, eccetera eccetera. Volere chiarimenti non è fare problemi. Chiarimenti è l'ultima cosa. Hanno dato un po' filo da torcia, insomma, e lì abbiamo perso un po' di tempo. Adesso le faccio una domanda antipatica. Nel bilancio comunale quanto si investe nella valorizzazione della cima di Rapa? Dovrebbe essere zero. Dovrebbe essere? Zero. Non ho capito. Zero. No, quello che diceva Pietro è che noi abbiamo avuto in questo periodo di tempo, ci siamo concentrati da un anno a questa parte, da ottobre a ottobre, diciamo, più o meno. E in questo periodo di tempo abbiamo avuto anche una vacatio da parte di un assessore dell'agricoltura. E quindi, come dire, i lavori si sono rallentati notevolmente. Sì, sì, no, ma... C'è stato parecchio dibattito anche in merito all'adozione del logo Deco, dove si è un po' speculato, a mio avviso, però sono, insomma, considerazioni mie. E quindi tutto questo ci ha rallentato notevolmente. Siamo stati fortunati nell'avere comunque dalla nostra l'università sin da dicembre dell'anno scorso, la quale sta portando avanti un progetto che si chiama Biodiverso Puglia, che possiamo utilizzare a costo zero fino a luglio 2016, mese in cui insomma, termineranno i fondi strutturali e insomma, dovremo pagarla. Siccome a mio avviso dobbiamo sfruttare bene questa occasione, ci sarà quindi la possibilità che ci sia una scheda più tecnica sulla cima di Rapa, perché una tesi triennale non può essere onnicomprensiva di quello che si può creare, e contemporaneamente c'è anche la possibilità, detta del professore, di analizzare anche tutte le specie ortive, anche officinale e quant'altro, sempre fino a luglio 2016, che crescono sulla Murgia. E quindi c'è la possibilità quindi di avere una mappatura di tutto il territorio, come diceva lei, come avete avuto voi modo di avere a Mezzago. Abbiamo a 0 euro fino al 2016, poi c'è la possibilità di aderire al GAL Murgia Più, che è il nostro GAL di riferimento, e lì dovrebbero esserci dei fondi, non sappiamo quanto. E in ultimo c'è il parco dell'Alta Murgia, che insomma dovremmo andare a bussare pure lì per avere dei finanziamenti utili a creare eventualmente un sito per l'e-commerce, cioè un sito di riferimento che faccia da faro anche mediante tecniche di indicizzazione, perché penso che queste siano delle strade, almeno le strade più tradizionali su internet per posizionarsi. Sì, anche se io penso che il volume di prodotto che avete qui a Minervino difficilmente sarà commercializzato via internet. No, non so, nella sua esperienza, nella vostra esperienza, chi sono i vostri clienti? Chi è che vi compra il prodotto? Cosa vuol dire io? Hanno scritto e vogliono far conoscere il prodotto, crede che lo fanno per sostenere un mestiere, quindi vediamo un po' di fare un passo avanti.
No, sono d'accordo. Vi chiedevo chi sono i vostri clienti perché appunto. Più o meno, poi Pietro mi può correggere, due o tre distributori che comunque dalla raccolta al campo passano direttamente la merce su questi mercati, c'è il mercato di Andria, il mercato di Corato, il mercato di Cerignola, che sono i mercati più attivi che vengono direttamente a comprare sul campo. E quel tipo di taglio di cima di rapa a gambo, diciamo, che va al di là dei 40-50 centimetri soliti, è quello che si vende ai mercati all'ingrosso, diciamo, di solito. Poi quello, sì, più quello lungo, quello, il gambo lungo. E ovviamente ha un costo ridotto perché quelli a bouquet invece, richiedendo della manodopera esperta, come diceva per l'appunto Umberto, hanno un costo più elevato perché insomma le persone non riescono a fare, non so, forse non so quanti quintali al giorno, un quintale al giorno solo per la pulitura e insomma la creazione del packaging. Mm-hmm. E quindi questi sono i. E quindi sarà in cioè i mercati vicini, giustamente, come diceva lei, non hanno nell'e-commerce la possibilità di acquistare chissà che cosa, perché vengono sul campo e acquistano direttamente là, certo. Acquistano dal produttore. Quindi no, uno delle nostre, diciamo, uno dei nostri obiettivi sarebbe quello di avere anche una sorta di piccola filiera per la trasformazione della cima di rapa, rendendola magari un patè da poter poi esportare. Rendendola magari? Eh? Non ho capito, rendendola magari. Avere una sorta di piccola filiera produttiva che possa poi trasformare la cima di rapa in una sorta di patè, come sta avvenendo nei paesi qui vicini, perché ci sono rape al patè, sotto olio, insomma ci sono diverse. Gelate e quant'altro, quindi insomma c'è questa volontà da parte nostra di creare qualcosa di nuovo. Qual è la differenza di redditività tra la rapa lunga che viene venduta sui mercati? L'anno scorso era 60-80, 60-90 più o meno, sul campo. Pronta, finita? Pronta, sì. Cioè 60 quella lunga, sì, e 90, sì, quella fasciata? Sì. Così poca la differenza? Con tutto, mm-hmm, il lavoro che c'è? Sì. L'anno scorso erano quelli i prezzi, perché siamo stati con l'università a febbraio sul campo e c'erano questi prezzi. 60 quella gambo lungo e 90 invece quella fasciata. Sì. Qualche volta mi è capitato, perché ho dei parenti a Milano, di mangiare le rape là e ti davano tre foglie, tutte gialle, e diceva mia nonna, butta tutto dentro, spezza a pezzettini e mette a cuocere. Io dicevo, troviamo la cima. No, la cima l'ho già buttata perché era gialla. E troviamo il torso. E il torso non c'era perché per portarla qua hanno tagliato senza cima, ma non capivo niente io. Comunque, dal punto di vista commerciale, di mercato locale, si preferiscono quelli a taglia bassa, dai 50 ai 60 cm di altezza, perché sono più apprezzate dal consumatore finale e poi sono, dal punto di vista organolettico, accertate dall'università, molto più ricche di sostanze nutrienti, quindi con caratteristiche organolettiche eccellenti rispetto a quella taglia più alta, perché sono, non è che non sono apprezzate, sì, sono anche apprezzate, però si vendono più al minuto, al consumatore locale, individuale o all'ingrosso. Però per quanto riguarda l'aspetto gastronomico e sui mercati della grande distribuzione, che arrivano pure i container
in settentrione partono diversi camion, cisterne frigoriferi a fine settimana verso settentrione, preferiscono quelle a taglia bassa perché sono più richieste dal mercato e poi che sono anche più facilitate per quanto riguarda la cottura e anche la surgelazione del prodotto nei film di plastica per il confezionamento. Sono più facili, diciamo, dal punto di vista del trasporto e dell'utilizzazione finale. Sì, la cosa che mi lascia un po' perplesso è la differenza, è la ridottissima differenza di prezzo, cioè la differenza tra una rapa lunga tagliata e venduta così, una rapa più corta invece che viene lavorata, fasciata e tutto, quasi non vale la pena di mettersi a lavorarla, perché lo sbattimento che c'è, il lavoro che c'è dentro, lo dico per dire che da un punto di vista commerciale è evidente che se io faccio un prodotto più lavorato devo farlo pagare di più. In questo momento mi sembra che sia, non so se è pagato troppo poco o troppo tanto, non lo so, dico soltanto che la differenza di prezzo mi sembra troppo poca. O si alza il prezzo di quella lavorata o si abbassa il prezzo di quella non lavorata, perché se no non è giustificato così poca differenza di prezzo. Questo paese Minervino Murge è una tradizione, una persona ci perde per far raccogliere il prodotto così perché l'usanza se non si vendeva. Questo è il motivo del sbilancio di qualità, non qualità. Chiaro. Quindi non credo che siamo qui a perdere non tempo, ma a far capire un po' cos'è la differenza, cos'è la qualità, cos'è il gusto. E l'unione con tutti gli altri prodotti locali, l'olio e altri prodotti molto genuini che arricchiscono gli strascinati fatti a mano, con la cimitirapa fatta sul posto. E non credo che possiamo stare a continuare sempre la storia a dire com'è, com'è, non è. Ho detto, può avere un prezzo sotto Natale più alto perché la crescita è meno per raccogliere e aspettare che crescono, nessuno ce l'ha. O può avere una giornata di caldo che arrivano tutti che vogliono portare le rape. Sa perché io dicevo, sottolineavo questa scarsa differenza di prezzo? Perché un conto è se, come dice lei, è una tradizione, ciascuno ci mette del tempo suo per prepararlo in un certo modo e questo ognuno fa quello che vuole del proprio tempo. Però se invece vogliamo trasformare questo tipo di attività in un'attività lavorativa che genera reddito, che produce stipendi per le persone, allora mi devo preoccupare se l'attività che faccio è sufficientemente remunerata, se il lavoro che sto mettendo lì ha un valore sufficiente, perché per due motivi fondamentalmente. Uno, come dire, per una dignità del lavoro. Se lavoro tanto e sono sottopagato, ne va la dignità del mio lavoro. Due, perché da un punto di vista economico, se devo pagare di più di quello che incasso, la mia impresa va a gambe all'aria. No, per cui, come dire, ci sono un motivo etico e un motivo macroeconomico che bisogna considerare. Considerato anche il fatto, come diceva il signore, che effettivamente quella lavorata sembrerebbe avere più mercato rispetto a quella lunga, più ricercata, magari soprattutto sotto le feste, eccetera. Però se ha più mercato, forse vale la pena di spingere un po' quello. Lo dico per dire che adesso non so cosa prevederà il protocollo disciplinare, però per esempio potrebbe dire si può utilizzare il marchio o la denominazione comunale di origine Cima di Rapa di Minervino soltanto per quelle fasciate. Potrebbe, adesso non voglio aggiungere altri scazzi agli scazzi che avete già avuto con i sindacati e con gli altri, però può essere un modo per dare più valore a un prodotto che comunque viene fatto. Allora, se su un quintale ci guadagni soltanto 30 euro in più, quanto impiego a fare un quintale di roba fasciata? Un giorno per 30 euro in più? Vale la pena? No. Se cominciano a diventare 300 euro in più, allora anche l'imprenditore agricolo dice, ma sai cosa ti dico? Spendo un po' meno tempo a portare via quella là e metto un po' più tempo, un po' più persone
a metterla in quest'altro modo, perché in questo modo c'è più valore. Non so se è chiaro. Poi io non ho le risposte alle domande particolari. Quello che mi interessa è dire, attenzione, cerchiamo di dare il giusto valore al vostro lavoro, perché questa è la questione fondamentale. Perché un conto è appunto l'avventizio che viene, fa la raccolta e se ne va. Un conto è l'imprenditore che investe, assume il rischio, compra le sementi, semina, magari ne raccoglie molta meno di quella che aveva preventivata, eccetera. Allora, quel lavoro lì deve essere equamente remunerato, deve essere sufficientemente redditizio, per i due motivi che dicevo prima. Durante il periodo di coltivazione si preferiscono tagliare le rape corte, perché per piazzarle al periodo opportuno per la vendita al consumatore finale sui mercati, sono più soggette, più facili alla prerefrigerazione, per ridurre al minimo l'attività metabolica durante il processo di conservazione del prodotto. E forse anche per il volume. Sì, è per il volume. Quindi per evitare che il prodotto risulti al consumatore con caratteristiche pessime di qualità, essendo soggetti a questo tipo di frigoconservazione, sono più preferibili di quelle lunghe, perché richiedono più manodopera, più tempo e poi particolari vaschette adatte alla prerefrigerazione di un certo materiale resistente alle temperature. Questo per esempio è interessante. Noi nel nostro protocollo dell'asparago rosa abbiamo vietato la congelazione. Per noi esiste solo l'asparago fresco. Però la Cimedirap, come ho detto in precedenza, siccome è più soggetta ad attacchi patogeni e avversità parassitarie, allora per evitare proprio l'insorgere di malattie che attaccano l'apparato fogliare e le infiorescenze, che sono le parti eduli, commestibili, si usa questa tecnica. Purtroppo per la Cimedirap, siccome è a foglia larga, si usa questa tecnica. L'asparago è diverso, ogni coltura poi c'è il suo sistema di coltivazione e di conservazione. Ma non c'è una degenerazione delle qualità organolettiche del prodotto? Come? Non c'è una degenerazione delle qualità organolettiche del prodotto a surgelarle? Per esempio quelle fisiche? Sicuramente sì. Bisogna verificare particolari condizioni sul prodotto, non sono uguali per tutti. Io glielo dico perché sono specializzato pure in produzione ortofrutticola e quindi c'ho una certa preparazione in materia. Purtroppo le rape sono soggette a questi attacchi parassitari e poi sul mercato poi non vengono apprezzate e il raccolto va diciamo sprecato e finito dove non ci si aspetta. Ok, volevo farvi... Io volevo ritornare sul discorso della comunicazione, cioè dove andiamo a posizionare la nostra comunicazione. Cioè è importante che ci sia, come dire, qualcuno che dica la cima di rapa di Minervino la vendiamo noi, cioè è questa e ce la presenti. Può essere già un primo obiettivo quello di o creare, magari almeno una volta che sono state definite per bene le condizioni, però potrebbe già nascere ad esempio una pagina web anche su siti gratuiti, semplicemente annunciando questo, cioè dicendo che questa sarà la pagina deco della Cimedirapa, che poi non si mette ancora per bene tutte le specifiche tecniche, regolamenti eccetera eccetera, importa poco, però uno già sa che unisce il nome di Minervino alla Cimedirapa. E mettere già, per dire, anche i nomi di chi partecipa a questo processo potrebbe essere interessante, dire che per esempio il comune ci ha approvato la DECO e quindi l'università sta collaborando con noi, ci sono questi produttori consorziati con noi eccetera. È importante per creare anche all'interno del paese un interesse su questa cosa. E poi ovviamente la posizione anche sui motori di ricerca andrà a salire, perché basta poco, perché sul motore di ricerca, diciamo, uno acquista posizione o pagandola, va bene, oppure il numero di visite che diciamo, l'utente crea su quelle parole chiave. E quindi questo può essere un primo discorso. Poi può anche intervenire, diciamo,
l'istituzione. Cioè, se per esempio il consorzio che dicevi tu, Vincenzo, della biodiversità Puglia, no? Cioè, fa la pagina doc su questa cosa e quindi regionepuglia.cimitirapo.it diventa anche quello una, cioè che è un prodotto riconosciuto dall'ente della biodiversità, eccetera, eccetera, e crea un valore maggiore. Però diciamo, io dico di, cioè, diceva prima Stefano, la cosa che noi abbiamo delegato alla cooperativa è stata la comunicazione e la commercializzazione. Cioè, questi sono due, esatto, sono i deficit che mancano in Puglia. Cioè, quindi se sono fatti salvi questi, diciamo, obiettivi da raggiungere in particolare, bisogna lavorare su questi. Sì, e secondo me sono anche quelli su cui, da un certo punto di vista, può essere più facile chiedere all'amministrazione comunale di essere presente, sui quali è più facile reperire contributi, finanziamenti, sui quali è più facile, come dire, dare un sostegno concreto ai produttori, perché poi fuori dalle righe, diciamocelo, noi parliamo genericamente di valorizzazione dei prodotti tipici locali, che sia l'asparago rosa, che sia la cima di rapa, ma alla fine chi trasforma questa generica dichiarazione in ricchezza che viene prodotta e distribuita sono i produttori, quelli che investono, che si assumono il rischio, che fanno lavorare le persone, eccetera, eccetera. Lo dico per... Non ho capito, per associarne qua... Ecco, tenga conto... Discorso di unire i produttori, siamo d'accordo, siamo pienamente d'accordo, però per portare avanti le produzioni ci vogliono sicuramente, oltre l'unione delle teste, ci vogliono anche l'unione dei soldi per portare avanti le produzioni. E quello che dicevo prima, a piegare e raccogliere gli asparagi e farli diventare rosa, devi chiamare un bel medico. La cosa che adesso non so quanto tempo abbiamo, siete stanchi? Tempo stanchi. Allora, dico solo due cose, poi chi vuole domani potremo proseguire. Tre cose, velocissimo. La prima la dico lei. Nella nostra esperienza alla fine abbiamo deciso di stare fuori, di lasciar fuori qualcuno. Cioè questa idea che devono stare tutti dentro per forza e che bisogna aspettarli e quindi passano i mesi e passano gli anni perché bisogna... No. Ragazzi, questo è il protocollo, questo è il disciplinare, questo è il regolamento. Vi interessa o non vi interessa? Se vi interessa, queste sono le regole. Forse la differenza fondamentale rispetto a quello che dice lei è che già nella fase di definizione del protocollo bisogna coinvolgere i produttori. Attenzione, questo fa la differenza, perché prima lei diceva c'è l'università, c'è l'amministrazione comunale. Mettiamoci anche i produttori, non i rappresentanti dei produttori, i produttori. Venite e costruite insieme a noi il disciplinare protocollo. Poi una volta che viene stabilito, certo, vado in consiglio comunale ad approvarlo quando sono sicuro che almeno due su 40 ci stanno, non vado in consiglio comunale a provare una cosa che poi non so se verrà qualcuno, però se anche ne vengono soltanto due su 40, sono due che cominciano, come dire, a dare una direzione a tutti gli altri arriveranno. Quando arriveranno? Quando scopriranno che vendere le cime di rapa marchiate Deco di Minervino Murge sarà più conveniente rispetto alle altre, allora vedrà che arriveranno anche gli altri.
Questa è la prima considerazione che voglio fare. La seconda considerazione che voglio fare è relativamente a quello che diceva lei, servono i soldi. Poi sarà che io sono brianzolo e quindi sono un po' tarato per questa cosa. Io penso che i soldi che servono sono i soldi che devono uscire dalla mia attività. Non sono contributi che vengono da fuori. Che escono dal campo, bravissimo, escono dal campo. La pubblica amministrazione, i consorzi, le associazioni, il comune, la regione, eccetera, mi devo mettere nelle condizioni che sia redditizio lavorare il campo. Poi dopo gli investimenti li faccio io imprenditore. Però voi, non voglio soldi da voi, ma mettetemi nelle condizioni di poter produrre e vendere in maniera remunerativa. Poi quello che ci cavo decido io quello che investire o non investire. Questo sarebbe un modo normale di fare le cose. No, io sono un imprenditore. Fatemi lavorare, fatemi vendere, fatemi avere le persone quando mi servono e non averle quando non mi servono. Fate in modo che le persone siano tutelate quando non mi servono, non che le devo lasciare allo stato brado. Fate in modo di tutelare voi le persone. E io poi i soldi non ve li chiedo voi, li prendo io dalla mia attività per investire. Allora la domanda è, benissimo, ma allora in questa logica qua, un protocollo, un marchio d'eco, che cosa può fare? Ripeto, più per facilitare il lavoro dei produttori che non per dare dei soldi. Allora, come dicevamo prima, la scelta che abbiamo fatto noi è stata comunicazione e commercializzazione. Se ne possono fare altre, qui è venuta fuori la questione della formazione, per esempio, che è una roba su cui noi non avevamo, ce lo siamo detti, ma non abbiamo mai affrontato la questione. È uscita ancora la cosa della trasformazione, per esempio, altro tema importante, no? Perché se un prodotto che vale uno in campo viene trasformato, alla fine come minimo vale due, forse vale cinque. Allora, aumentare la creazione di valore all'interno della trasformazione è quello che può fare un consorzio, un protocollo, eccetera, eccetera. Questo secondo me è importante rilevare. L'ultimissima cosa che vi dico è un po' romantica, sentitemelo, non romantica nel senso... romantica nel senso buono del termine. E a Mezzago abbiamo fatto un libro che parla del nostro comune. No, vi dicevo prima, c'è un approccio, ci può essere anche un approccio comunitario al tema della valorizzazione dei prodotti tipici. Quando una comunità si riconosce in alcuni simboli, no? Tu dici, sei di Minervino Murgia, ah, il paese dove si fanno le cime di rapa più buone del mondo. Ecco, noi a Mezzago abbiamo questa pretesa, che quando uno va in giro in qualsiasi parte del mondo e gli dici di dove sei? Di Mezzago, quell'altro sia in grado di dire, ah, dove si fanno gli asparagi rosa più buoni del mondo. Ecco, secondo me questo è un po' l'obiettivo che ci dovremmo porre, è il posto dove si sta bene e dove si fanno quella roba lì. E l'università, in questo caso la facoltà di sociologia della Statale di Milano, ha fatto un libro su questo tema, cioè su come i cittadini si sviluppano una propria identità collettiva, comunitaria, riconoscendosi in qualcosa che vale per tutti. Allora, una cosa che spesso, di cui spesso non vediamo tanto il valore, quando parliamo di valorizzazione dei prodotti tipici locali, e che invece Veronelli, quando ha inventato la Deco, aveva molto bene in mente, è questa. Quanto più lavoriamo sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, tanto più aumentiamo la coesione sociale delle nostre comunità, dei nostri paesi. Perché ci riconosciamo in quella cosa lì. Poi poi c'è qualcuno che sta dentro, qualcuno che sta fuori. Ma io non ero ancora socio della cooperativa di asparagicoltori, ero andato in Colombia, a Bogotà, ero a Medellin a lavorare, ma ero di passaggio a Bogotà. Sono andato là, ho conosciuto un italiano espatriato che lavorava là da anni, quando mi ha chiesto di dove sei, di Mezzago, lui era di Roma, mi pare, e mi ha risposto, ah, il paese degli asparagi rosa. E dicevo, a Bogotà, non avete... cioè, capisco, la macchinetta lì porta rotoli, ma a Bogotà. Io lì ho capito che dovevo assolutamente diventare socio e fare il volontario in quella cooperativa, perché quella cooperativa lì era la cooperativa del mio paese, era un luogo in cui tutte le persone si potevano riconoscere
e io mi riconoscevo, ero orgoglioso di essere di Mezzago. E la valorizzazione del prodotto tipico rende le persone orgogliose di essere del proprio paese, orgogliose di un posto dove viene valorizzata la propria terra. Questa dimensione qua non ha un valore economico diretto di quello che facciamo, eppure è una delle cose più importanti da comunicare. Questa è una cosa importante ed è una cosa che, per esempio, attribuisce un valore fondamentale a chi lavora la terra. Perché chi lavora la terra la valorizza, chi fa altri lavori spesso la terra la impoverisce. Questo è importante. Io per stasera mi fermerei qua, se non ci sono domande, dubbi, perplessità, posso andare avanti? Devo andare avanti? Oh, io vado avanti, Rosa, però mi sembrano un po' stanchine. Casomai la recuperiamo domani, questo quarto d'ora. Quanto manca? Va bene. Ok, domani l'appuntamento è alle... Tieni. Sì. Arriva. Va bene, allora, penso che siamo abbastanza cotti. Cotti, infatti. Come ne ci mi dirà. Allora. va bene, allora, domani l'appuntamento è alle ore 9, domani mattina. E ora non ricordo, cerco di prendere la borsa del programma, mi pare, rifletteremo su come poter fare... ecco, strategie di azione e gestione di cooperative e consorzi. Cioè, vediamo, poi scendiamo nello specifico di come gestire questo tipo di azioni a favore della promozione dei prodotti tipici. Ok, grazie a tutti, buona serata. Non ho capito. Nella sessione pomeridiana avvieremo un confronto proprio progettuale su questo. Va bene, buona serata. Grazie a tutti.